Un'aria e primavera prende in prestito il popolare verso del poeta napoletano Salvatore Di Giacomo, la prima mostra in assoluto dedicata alla Napoli Liberty. L'Art Nouveau, anche conosciuta come stile Liberty o in Italia stile floreale, fu infatti una vera e propria ventata di novità, modernità e creatività che travolse gran parte d'Europa per un periodo breve di appena 20 anni, ma intenso. Inaugurata a Palazzo Zevaios Stigliano, sede delle Gallerie d'Italia, la mostra espone oltre 70 opere tra dipinti, sculture e manifatture e ha il merito di colmare un grande vuoto. Sembra un fatto un po' paradossale che a Napoli non sia mai stata realizzata una mostra dedicata al Liberty. Perché Napoli negli anni della cosiddetta Belle Époque, tra l'8 e il 900, ha avuto un grande sviluppo in questo senso. Era una città molto moderna, molto proiettata nel futuro e quindi è stata, come Milano, come Torino, come Palermo, uno dei grandi centri di elaborazione di questo gusto, di questo stile. Le Gallerie d'Italia nascono con l'intenzione di raccontare e valorizzare le tradizioni, le radici dei luoghi che ospitano i musei. E la mostra realizzata da Mazzocca e Martorelli indaga proprio un momento importante della vita di Napoli, un momento di rilancio, un momento di rinascita. E c'è questa coincidenza fortunata con il momento storico che stiamo vivendo. A Napoli, che viveva come un ricordo gli anni in cui era stata capitale di un grande regno, la Belle Époque portò tra il 1889 e il 1915 grandi invenzioni come l'illuminazione elettrica, la radio, il cinema e una ventata di ottimismo e mondanità, così come a Parigi, Berlino e Londra. L'arte non poté che risentire recependo lo stile modernista che univa il bello all'utile. Un'arte fatta per il mercato, per il consumo, come i mobili e i pezzi d'arredo di cui troviamo esemplari dell'Officina della Ceramica e Stipetteria. E la gioielleria, in cui Napoli eccelse a livello internazionale. Non a caso, immagine guida della mostra è il quadro di Vincenzo Migliaro Seduzioni, dove una giovane donna guarda con desiderio i gioielli della famosa oreficeria napoletana Jaco Angeli. Il dipinto che fu esposto, tra l'altro, a un'importante esposizione a Milano nel 1906, che inaugurava il Varco del Sempione, dà la misura di quanto Napoli stesse alla page dello stile Liberty internazionale, rilanciando quelle che sono le proprie manifatture, le manifatture dell'orificeria, dei preziosi, delle pietre dure che consistevano in coralli, tartarughe, spuma di lava. Nella vetrina dei gioielli sono esposti proprio oggetti funzionali come i bastoni per manici di ombrellini da passeggio, pettinesse che erano ornamenti però non anche strutturali alle acconciature delle donne del tempo, oltre che anelli, bracciali, fermacarte, portagioie. L'elemento centrale di questa mostra è la donna che viene ritratta nelle immagini più intime, davanti allo specchio, sotto la lampada, nei ritratti plastici e soprattutto in quella che è la grande esplosione del consumo, i manifesti pubblicitari. I pittori diventavano illustratori e mostravano le opere nelle strade, al pubblico, a tutti. Questa è un'arte estremamente nuova, popolare. Napoli è stata un po' come Parigi in quegli anni. Tra i manifesti pubblicitari esposti ci sono quelli dei magazzini d'abbigliamento femminile Mele, realizzati dai triestini Marcello Dudovic e Leopoldo Metlikovic. Quelli sulla fabbrica del pomodoro Cirio di Leonetto Cappiello e del quotidiano Il Mattino di Napoli, diretto da Edoardo Scarfoglio e giudicato dal poeta Carducci il giornale meglio scritto d'Italia.
Ma la mostra è anche un'occasione per vedere pezzi inediti, come l'elegantissima fontana degli Aironi su disegno di Filippo Palizzi, finora custodita all'ex scuola Museo Artistico Industriale di Napoli, ormai chiuso. La fontana è un exemplum di quello che è l'esplosione delle arti decorative, Liberty, un connubio straordinario tra antico e moderno, con l'applicazione di una polimatericità eccellente tra ceramica e bronzo, un assoluto equilibrio tra questa sovrapposizione di elementi. Quadri, manufatti e sculture come ad esempio Ebbrezza di Costantino Barbella o La ragazza con la nocca di Raffaele Uccella dialogano in tutte le sale. Ad aprire il percorso della mostra sono i dipinti del periodo simbolista di un giovane Felice Casorati che visse a Napoli per 3 anni proprio all'epoca della Belle Époque. Anni prolifici cui si devono quadri come Le vecchie comari e La vecchia signorina, che rimandano a Klimt, e Persone, dipinto pieno di luce, che raffigura un insolito banchetto all'aperto dove al posto di piatti e pietanze ci sono oggetti simbolici, una sorta di allegoria della vita. Si tratta di opere eccezionali che lui poi ha esposto sia a Napoli che anche in mostre internazionali. Si può dire che Napoli è stato un trampolino di lancio per la sua carriera. La sede della mostra, Palazzo Zevaios Stigliano, restaurato proprio in epoca Liberty, contribuisce a ricreare l'atmosfera di quegli anni. Il cortile, quando divenne sede della Banca Commerciale Italiana, fu trasformato nell'odierno meraviglioso salone, con la copertura di vetri policromi e ferro e le balconate con i tipici decori floreali.